avventurieri e benvenuti in questa nuova moto avventura. Oggi, percorrendo queste emozionanti curve dell'asta Gallura, adornate da splendidi boschi di querce e lecci, intraprenderò un viaggio tra storia e leggenda di un paesino dal sapore antico, Agius. Questo paese montano oggi conta all'incirca 1500 abitanti, fa parte dei borghi autentici d'Italia, è stato fregiato con la bandiera arancione del Touring Club italiano e porta anche il titolo di città del banditismo per via di un passato ribelle dei suoi originari abitanti. Andiamo avventurieri, scopriamo insieme alcune bellezze di questo suggestivo borgo gallurese intriso di storia e leggenda. Eccoci arrivati al borgo, un borgo dalle origini preistoriche ma di edificazione medievale. Ora attraversiamo via Roma. Come vedete qui il granito abbonda, strade, marciapiedi e case sono costruite con questa solida roccia. Una roccia che mi trasmette una forte sensazione di autenticità e fierezza, caratteristiche che contraddistinguono la popolazione agese. Oggi non mi addentrerò nel suo curatissimo centro storico perché merita sicuramente di essere visitato con più calma. Sono infatti presenti 4 chiese, il museo etnografico più grande della Sardegna, l'unico museo del banditismo presente in Italia, varie strutture e bistrò che consentono di immergersi in un'atmosfera d'altri tempi. Ora svoltiamo per la località chiamata Valle della Luna o Piana dei Grandi Sassi, ovvero una piana di grandi massi granitici che hanno avuto origine nel periodo quaternario e che grazie all'erosione degli agenti atmosferici e ad una particolare luce proiettata durante le ore notturne assume un aspetto molto simile ad un paesaggio lunare. Vedete, tra questi grandi massi di roccia granitica sono state realizzate anche diverse aree picnic, quindi se volete concedervi un aperitivo o una cena con uno scenario lunare, questo è il posto giusto. E qui mi fermo perché vi voglio raccontare una leggenda della tradizione popolare agese ambientata tra i monti di questa valle. Secondo questa leggenda della tradizione popolare agese, pare che tra questi monti avesse dimora il diavolo e che nei giorni più nefasti si affacciasse con i suoi occhi fiammeggianti per terrorizzare la popolazione agese, suscitando nelle loro anime sentimenti di odio, sangue e vendetta. Ora, con l'aiuto del mio nuovo compagno di moto avventure Sbircio, sorvoliamo questa Valle dei Grandi Sassi. Saluta Sbircio! Bravo! Proseguendo con la narrazione della leggenda tramandata dai vecchi saggi del paese, pare che il diavolo, preceduto da un rullio cupo e sordo generato dal movimento di una lastra di granito chiamata Tamburo Umano, su cui si dondolava, pronunciasse con voce rauca questa minacciosa frase: «Adiumeu, adiumeu, e candusarà la dichi tizzaglio appultà in buleu».
il cui significato è abbastanza chiaro, ovvero un messaggio di odio, l'annuncio di un'azione di distruzione e di sciagura per il paese. La popolazione aggese, flagellata da queste continue minacce del diavolo, decise di agire e, su suggerimento di un missionario che era capitato in paese, decise di piantare sulla cresta del monte una croce in ferro con l'intento di far scappare il demonio. Si racconta che la prima notte successiva all'installazione della croce si alzò un vento fortissimo che sradicò querce, rovesciò grandi massi e fece tremare le case, ma la croce rimase ben salda lassù. Tutto quel frastuono era dovuto al diavolo che, infuriato, si spostava da quel monte, monte che oggi porta il nome di Monte della Croce. Però il demonio non lasciò il paese, non rinunciò alle sue anime dannate e da tal giorno pare che spostò la sua dimora su quest'altro monte chiamato Frairi, dove per anni offrì protezione ai cosiddetti falsari, che qui nascondevano le loro fucine dove coniavano le monete per pagare le imposte regie. Ottimo lavoro, Sbircio! Ora però scendi, che Sherden è stufa di aspettare! Ora, per la gioia di Sherden, risaliamo in sella e ci dirigiamo verso un'oasi naturalistica che porta il nome di Parco di Santa Degna, che racchiude al suo interno anche un vitale laghetto. Andiamo a scoprirlo. Vedo già la staccionata che delimita il laghetto. Vedete che si sviluppa al di sotto del livello stradale. E qui ci fermiamo in questo parcheggio dedicato. Vedete, Parco Santa Degna, un parco il cui nome deriva dai ruderi di una chiesetta dedicata a Santa Degna presente all'interno del parco, una santa che viene venerata anche in Umbria, Spagna e Corsica. Ora percorriamo questa curatissima scalinata granitica che ci conduce giù al laghetto. Seguitemi, avventurieri, andiamo! Guardate che meraviglia, è un vero e proprio tripudio di vita. Ci sono varie specie di pesci, tartarughe, anatre, oche, un po' di tutto insomma, per la gioia dei bambini. Come vedete, dal laghetto partono diversi percorsi di trekking e ippici che consentono di ripercorrere i sentieri di Sebastiano Tansu, noto muto di Gallura, protagonista dell'omonimo romanzo di Enrico Costa. Una storia che sicuramente contribuisce ad arricchire di mistero e di fascino questo territorio ad elevato pregio paesaggistico. All'interno del parco è presente anche un punto di ristoro, che oggi ovviamente è chiuso, ma che d'estate consente di poter gustare degli ottimi aperitivi in questo rilassante scenario naturalistico. Ora attraversiamo questo piccolo ponticello in legno dal quale si può ammirare una vigorosa cascata. Guardate che graziosa!
se tu e gli altri quattro veramente mi amate, rapitemi stanotte e portatemi ad Agius e fatemi una capanna in un bosco di soveri, là sul Tummeus Oza, che io veda il golfo e tutto il Lido insino alla Maddalena, e che io sia svegliato ogni alba dal gallo di Gallura, dal canto del gallo di Gallura, che ieri mescolava le sue note al vostro coro, antico quanto l'alba. Accompagnato dal suono di questa graziosa cascata alle mie spalle, concludo questa nuova motoavventura tra storia, leggende e ricchezze naturali del Borgo Agese. E come al solito, se anche questo video vi ha emozionati, vi invito a lasciare un like, un vostro commento a riguardo, condividere il video con i vostri amici ed iscrivervi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri! We'll be right back.